Bella a tutti ragazzi, lo Xyuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Nel video di ieri abbiamo visto come lentamente sto upgradando il mio main deck per tentare e continuare la scalata. Infatti abbiamo preso circa 300-400 trofei con l'Ogrider a livello 14. Ogrider veramente devastante al livello maxato. Ma oggi volevo concentrarmi sul power up, o meglio sull'upgrade della carta principale per la difesa del mio deck. Mi riferisco ovviamente al mini pecca, e quindi con 127.000 di gold e 100.000 necessari io andrei immediatamente, bam, a toglierci il problema e a maxare anche il mini pecca, che diventa secondo me una carta fondamentale, come già lo era prima. 955 di danno con 1804 punti ferita. Voglio subito andare a provarlo in ladder e grindare un pochettino. Vediamo un po'. Contro Krukla dei Black Hawk Down. Con calma. Partiamo dietro con un semplicissimo moschettiere. Vediamo come si comporta lui. Abbiamo la possibilità eventualmente... Lo lasciamo andare, ma scalzoni dall'altra parte. Se lui non gioca io apro con altro. Cioè lui proprio non c'è, what? Ok, lol, le grandi partite quelle un po' complicate. Andrei rapidamente a questo punto a spingere. Io non me la rischio finché non sono sicuro. No, ma direi che lui proprio non è presente. Quindi vabbè, questo game non lo contiamo. Ci è andata anche abbastanza bene. Direi di andare a togliere rapidamente il problema. Guardalo lì, lo Grider, il mini pack al 14, che martellano con una prepotenza veramente devastante. Vabbè dai, questa non conta. Ci prendiamo i nostri 29 trofei e andiamo avanti. Ah, la prossima cosa che porto al max secondo me sarà la Fireball contro Tarik del clan Marok. Qui si può partire tranquillamente con un Og. Se è necessario aiutarlo lo facciamo. Mi aspettavo un vortice. Orca miseria. Un po' troppo indietro questo mago di ghiaccio. Con calma, con calma. Ho bisogno che i mascalzoni intervengano rapidamente. Bella questa zap in realtà. Andiamo un attimo a fermare il suo peccone. Mi serve che il re degli scheletri venga infatti tolto. Peccato invece per l'arciere pirotecnico, che mi dà fastidio, ma mi permette anche di piazzare uno Grader davanti. Attenzione che forse riesce ad andare. Lui ha un tronco, ma il moschettiere dovrebbe riuscire a impattare con un paio di hit. Una sola va più che bene. Lasciamola entrare. Lasciamola entrare, subiremo un danno dal bombarolo. Ci sta al 14. Va bene, va bene, va bene, ero pronto a subire quel danno, però mi ha permesso di avere di nuovo full elisir e quindi ripartire con il mago di ghiaccio sulla destra. Strega per lui, qua io gliela pallafocherei personalmente. Sì, eventualmente mi ragiono poi sulla difesa, gliel'ho avvicinata come vedete. Ah, lui cambia tutto? Beh, a questo punto giù anche con il tronco, togliamo il problema dalla radice, quindi via anche il bombarolo. Ci mette davanti un peccone adesso, 100-100. Non ce lo mette? Io gioco ugualmente comunque i miei mascalzoni. Non serve nient'altro, infatti riusciamo tranquillamente a tenere. Dovevo essere leggermente più veloce con l'Ogrider. Ma io qua pallafocherei e andrei sinceramente alla chiusura della torre di destra. Mini pecca che paradossalmente non è ancora stato giocato. Via il... Devo togliere assolutamente il bombarolo. E qua sposto anche l'attenzione delle truppe. E adesso sì che va il mini pack al 14, che comincia a legnare con 955 di danno a botta. Toglie senza problemi il suo re degli scheletri.
arciere pirotecnico, lasciamo così. Non ha senso sprecare una fireball per questa pushata, quindi semplicemente mago di ghiaccio sulla sinistra. Mettiamo il moschettiere. Andiamo a difendere con i mascalzoni. E poi il mini pecca direttamente sul suo bombarolo. Andiamo a toglierlo. Ripartiamo con lo glider. E il primo game è andato. Let's go! Intanto mi raccomando ragazzi, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, mi aiutate tantissimo. Dai ragazzoni. Andiamo subito a prenderci intanto l'emote. La provocazione del livello 20 di questo pass battaglia. E poi ci apriamo anche il baule d'oro. Bello qua che arriva il jolly epico. Comodissimo, 64 arcieri e 14 torri bombardiere. Ritorniamo subito in ladder, vediamo di risalire. Oh, contro un connazionale, the trademark del clan Italia. Giustamente con il barilozzo al 13 non si può fare molto. Chissà perché ho la sensazione che gioca un log bait. Mi tiri Oh, mi aspettavo un rocket. Togliamo un attimino la gang che dà fastidio. Andiamo. Esatto, non voglio che lo Grader venga. Eccolo lì, eccolo lì. E qua il discorso è cercare di avere velocemente... sì. I mascalzoni... Non doveva saltare! Mi provate a non prendere quelli dietro, i mascalzoni, quelli piccolini. Bravo, bel deck. Cioè, bel cycle. Ci sta. Molto bravo, molto bravo. Molto, molto bravo con questo cycle. Gran Cavaliere al 14 che si rivela veramente devastante. Devastante. Adesso dovremo ancora per due turni difendere e trovare eventualmente una soluzione per spostare l'attenzione sulla line di destra. Bravo. Wow, wow. GG per me che liscio completamente la fireball. Gli regalo praticamente la partita, quindi ci sta, come mi è stata regalata a me prima la partita dal giocatore che non era presente. È giusto così. È anche inutile giocare un upgrader. Vediamo se però invece a destra non locca la torre. E infatti non la locca. Giustamente Gran Cavaliere ancora per lui, ma dovremmo avere del tempo per tirare una hit con Log Rider. E ovviamente io andrei a counterare il suo Gran Cavaliere. Togliamo un attimino anche i pipistrelli da sopra. Mini pecca al 14 che ci aiuta davvero tanto. E alla meglio sul suo Gran Cavaliere. Non posso giocare il tronco, mi serve per il suo barile Goblin. Che arriva proprio adesso. Questo mi permette di ripartire con lo Grider a destra. Purtroppo la gabbia Goblin è scomodissima. Perché mi devia pesantemente. Lo Grider. E non riusciamo a fare molto. Riproviamo semplicemente con una partenza abbastanza impegnativa. Il tronco lo voglio tenere ugualmente. O Grider che può semplicemente andare a infastidire con una hit, ma non rendersi realmente pericoloso. Interessante che lui abbia messo lì i pipistrelli. Giustamente nessun problema. Vanno giù le frecce. Lui entra con il Gran Cavaliere e direi well play. Molto molto bene. Non si possono vincere tutte ragazzi, ovviamente, ma andiamo dentro nell'ultimo game, nell'ultimo match e vediamo di portarci a casa il game contro Yang Enjon del clan Oyo Oyo. Sappiamo che quei clan sia, sinceramente. Mago di ghiaccio sulla sinistra, ho Grader subito per lui, mini pecca in difesa. Arriva la prima legnata del mini, poi anche la seconda. Qui lo obblighiamo a decidere dove vuole andare. Togliamo rapidamente anche gli scheletrini. Si splittano nuovamente le truppe. O Grader che può andare con due martellate. Tre martellate fanno male. E fanno male queste tre martellate. C'è intanto il mago di ghiaccio sulla sinistra che stava dando fastidio alla torre. Io personalmente non vorrei che il suo arciere pirotecnico mi infastidisse la torre, quindi... Tanto abbiamo 7 di Elisir ancora, possiamo
strutturare una ripartenza, come sempre con il mago di ghiaccio a sinistra. Devo cercare di giocare i due attacchi principali sul ponte in modo che lui quando li va a counterare... È una mezza porcheria giocare un mini pack in attacco, eh? Però mi serve per l'ogredere in questo caso per il deck. Ah, lui si arrende! Già, ok, lol. Incredibile! Incredibile, così! Gli ho fatto un attacco fatto bene, si è arreso. Ok, nice, ragazzi! What? Io non... non so cosa dire. È andata bene, vai, direi di farne un'altra molto rapidamente perché non pensavo si arrendesse... Con questa semplicità abbiamo subito recuperato intanto i trofei che abbiamo perso prima e direi di buttarci dentro e provarci contro John RTX degli Indian Warrior. Io gli gioco subito uno grader velocissimo, questo è per testare la sua reattività. Arriva con il boscaiolo. Interessante, secondo me c'è una mongolfiera. Sai perché lo sospettavo. Serve un attimino rallentare la mongolfiera che purtroppo attaccherà ugualmente. Sapremo affrontarla meglio dopo, non è un problema. Era ovvio che avesse una mongolfiera. Valchirione, lasciamolo passare. Forse la torre mi aiuta? Sì. Bruciamo un tronco al volo. Riprepariamoci per la partenza. Attenzione agli sgherri. Vai, 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 boscaiolo ancora? Tronco che non prende log. Fermiamo un attimo sul ponte il boscaiolo. Non volevo... In realtà pensavo giocasse la mongolfiera. Però è andata in realtà molto bene anche questo attacco! Perché il mini riesce a tirare una hit importantissima. E qui mi serve la fireball che la allontani un attimino e insieme alla torre il mago... Di ghiaccio non ci fanno prendere neanche danno. Bellissima questa giocata, pericolosissima perché deve essere fatta con molta precisione la fireball. Ma ci va bene, qua siamo sicuramente tornati in una posizione comoda e personalmente credo di volerlo obbligare a giocare la fireball. Oddio. No, niente. Attenzione alla mongolfiera che arriva. Niente mago, niente mago, oddio, mago elettrico. Pericolosissimo. Allontano il mago. Lo gredere sotto, 1-2. Buono. Devo zappare anche il mago elettrico, ma va bene uguale. Non dovrebbe entrare, non dovrebbe entrare. E infatti non entra. Benissimo così, benissimo così. Andiamo con il predict sul tronco, sul boscaiolo. No, lo gioca indietro, attenzione. Ok, è una giocata molto interessante la sua perché si dà la possibilità, ovviamente. Devo fermare il boscaiolo. Esatto, questo deve fare. La mongolfiera non deve essere presa dalla furia. Infatti andiamo a zappare. Quello volevo fare io. Fireball! Let's go! Dai! Molto molto bene ragazzi, molto molto bene, volevo proprio evitare che la furia del boscaiolo prendesse la mongolfiera fino alla mia torre. Dovremmo aver raggiunto i 5600 trofei, quindi molto bene, stiamo continuando a salire. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Un bel pollicione in su raga, aiutatemi a crescere, noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!